Ciao a tutti amici Home Brewers! Così. Home Brewers! Siamo tornati dopo una settimana di pausa! Oggi assaggeremo una German Pils di Fabio da Vicenza. La vicenda. Vicenza. Poi assaggeremo una Blanche da Lucio. Non mi ricordo è dove. un paese Lucio. Non Lucio è il signor che ha birrificato. Ah, Ok. E poi assaggeremo una Double IPA di Andrea. da Il buon Fabiuccio, sì. che ha già partecipato alla prima edizione, non te lo ricordi? Come non mi ricordo. Ci ha mandato la ricetta fatta con Brew Plus, quindi già per questo ha vinto il contest. Anche lui. Sì, anche lui. Ha fatto tre step di decozione, da 54 a 66, da 66 a 72, 72 a 78. Si è divertito, diciamo. Ha fatto anche il dry hopping. Ha usato Hercules e Sats. All grain classico, quindi ci sono tutti gli appunti che Fabio ha usato in questa ricetta, quindi si vede che è un birraio serio, che non si lascia andare a questi calzinacci. Olle. Molto bene. Olle. Guarda un poco qui. Cosa c'è in questo bicchierino? Guarda un po', guarda un poco cosa c'è in questo bicchierino. Aspetto, ragazzi, molto invitante. È un po' velatina. La schiuma è fine. Cremosa. Molto bella, guarda. Guarda com'è bella questa schiuma, guarda com'è bella. Purtroppo la birra è un poco velatina, Fabiuccio. Fabiuccio, la birra è velatina. Motivo per cui ti prenderai un 4. Ok? Andiamo avanti. Al nasello non sentiamo il luppolo, cioè nel senso sentiamo un che di mollicoso. Senti la mollica? Appena aperta abbiamo sentito pure un po' di zolfo, ma una puntina, ma penso sia accettabile, forse per il tipo di lievito. Sforzandomi sento un floreale, però non è in Eccessivo. evidenza, cioè, anzi, sento molto di più il cerealoso, il mollicoso, il panoso, ok? Motivo per cui all'olfatto gli diamo un 8, 7, 8, 8, Ottimo. 8, perché non è sbagliata, Però. però non si sente quel bel floreale, quel carattere floral del BJCP. Oggi parlerò in inglese soltanto. Ma che cacchio. Sì, Allora, carbonato e carbonato. essere carbonata è carbonata Il benissimo. corpo pure va Il bene. corpo va benissimo. Quindi posso dargli 5 se le sensazioni boccali? Ok, E va. perché ti dovremmo punire al gusto. Sì. Ok? Quindi alle sensazioni boccali ti becchi un 5 perché la birra è esattamente come dovrebbe essere: beverina, il corpo medio-basso, la carbonazione azzeccatissima, non c'è una punta di astringenza. Poi torneremo su quello che ci resta al retrogusto. Ok, questo aftertaste un po' stranino, però questo qua ne parliamo nel gusto. Per adesso, sensazioni boccali, gli diamo 5. un 5 perché è esattamente come io mi aspetto che sia una German Pils. Complimenti. Complimenti, Fabio. Ok, il primo 5 su 5 del contest, mi sa. Può darsi. Non lo so. Vabbè, il problema è che il luppolo è molto poco presente. Non stiamo parlando se sempre di una IPA, stiamo, ricordo, sempre parlando nell'ambito dello stile German Pils. German Pils è caratterizzato dall'uso di un luppolo, tant'è che Fabio ha fatto anche un dry hopping. Il problema è che non si avverte. Si sente qualcosa relativo alla parte maltata. Ma non a quella parte. Ok, ma l'aroma, cioè, è una birra molto facile da bere. Questa qui, durante una cena, è una birra che è veramente piacevole, beverina. È un'ottima birra da tavola, da accompagnamento. È un ottimo esempio anche dello stile. Il problema è che poteva dare di più. Non stiamo parlando di un difetto, stiamo parlando di qualcosa che poteva essere mostrato con maggiore Enfasi. enfasi. Ma vabbè, 8. 8 anche al gusto. 8 anche al gusto. Impressioni generali. Io a questa birra gli do un 6. Perché è una birra che si è presentata bene, poteva essere un pochettino più
chiara, crystal clear, ok? Visto ho detto parlavo solo in inglese. Guarda come sono pallido nella videocamera. Ok. Ragazzi, vi giuro che nei prossimi giorni mi faccio una lampada, promesso. O vado al mare, qualcosa farò. Allora, però sto bene. Qualcuno mi hanno chiesto anche, ma sei malato? No, sto benissimo. Dipende che dicono malato mentale. Malato mentale sicuramente. Allora, è una birra che si prende un 6 perché l'aspetto poteva dare di più, però sostanzialmente ci stava. Una bella schiuma, guarda, mantiene ancora adesso, eccetera. All'aroma poteva dare di più, però fondamentalmente ci stava. Al gusto poteva dare di più, ma fondamentalmente ci stava. Sensazioni boccali, perfetta, quindi si prende un 6. Se questa birra fosse stata maggiormente potenziata dal punto di vista degli aromi percepiti, soprattutto per quanto riguarda il floreale, perché in bocca ti resta un po' questo erbaceo che ti rimane un po' a retrogusto, però non è piacevolissimo. Ora, o sto sazz che hai usato era poco, o non era fresco. Ragazzi, quindi adesso andiamo avanti e assaggiamo la birra di Lucio. Allora, ciao Giovanni, sono Lucio e ti scrivo da Parma. Prima di tutto volevo complimentarmi con te e i tuoi scagnozzi per tutte le attività casalingo brassicole che fate e per l'attività di divulgazione che anche grazie a voi rendono il panorama dell'ombrino italiano più completo e divertente. Per il contest ti ho spedito la mia straghianga, cioè una blanche con fragoline di bosco, birra che ho prodotto in all grain classico, bravo, spezzatura con coriandolo, bucce di pompelmo e bucce di bergamotto. Le fragoline 75 grammi litro sono state congelate, frullate e pastorizzate con aggiunta di acido lattico, inserite in fermentatore dopo circa una settimana di fermentazione. Vi saluto augurandovi buon divertimento per il contest e i vari video che girerete in questo periodo. Alla salute, Lucio. Bene, apriamo questa birra. Olle. Oddio. Arriva. Mi stacchi il microfono per... Bene. Amici, senti. Bene amici Ombrewers, purtroppo la birra è sgusciata. Oh, anche la seconda. E come vedrete nel wiki vlog di domenica prossima, abbiamo aperto anche la seconda, che ha fatto una piccola fontanella. Lucio, purtroppo la tua birra, probabilmente le fragole avranno aggiunto qualcosa, o si è infettata, o hanno aggiunto degli zuccheri che non sono stati fermentati prima dell'imbottigliamento, quindi la birra è stata del tutto sovracarbonata. Aprendo la bottiglia, ha fatto la fontanella. La mia mano profuma di fragolina di bosco, quindi l'aroma... Terra, non so di che. L'aroma è molto piacevole. Il problema è che la birra era ingiudicabile, perché come si vedrà anche nei wiki vlog, la birra è uscita tutta fuori ed è rimasta solo schiuma nella bottiglia. E quindi, purtroppo, ti devo dare zero. Zero non di cattiveria, zero perché in senso di non classificato. Anzi, noi gli diamo zero, gli diamo NC. Infatti. Vediamo non classificato perché non siamo riusciti a classificarlo. Mi dispiace davvero tanto. Al posto di Lucio prenderà posto in questo video Fiore con la sua Belgian Dark Strong Ale, che assaggeremo alla fine del video perché per rispettare la gradazione dobbiamo aprire prima la birra di Andrea. Allora, questo qua è Andrea da Macerata. Ciao amico Brewer, siamo Andrea e Francesca del birrificio FAC FAQ, però pronunciato FUCK, rispettivamente di Porto San Giorgio e Macerata. Vista la tua ignoranza geografica, ti scrivo subito che sono nelle Marche. Grazie. Inizio facendoti anche i complimenti per i tuoi video che mi accompagnano e mi tengono spesso compagnia durante i momenti di relax durante la giornata. Come sei bellina. Come vedi, nel pacco ci sono molte cose. Ah sì, Andrea ci ha mandato tutto quel lambaradambo di cose. Okay. Veramente, lo faremo vedere nei weekly vlog. Mi ha mandato un sacco di liquori, birra spalmabile, un sacco di birre, eccetera. Allora, le birre che farei partecipare al concorso sono le Double IPA. Ok, e questa qua è la ricetta. Columbus, Centennial, Mosaic, Mosaic, Centennial, Columbus, Mosaic, Centennial. Quindi ci aspettiamo... C'è il Centennial. Quindi ci aspettiamo una cosa importante, insomma. No, è viva. E a domani ormai ho paura. La birra di... Olla. Guarda com'è limpida. Ed è una IPA. Qui avremmo ammesso un po' di velatume dovuto
all'uso dei luppoli. E invece limpiderrima, di questo bel rame. Okay? Bel colore. Leggermente super mega carbonata. Infatti non ci sono nemmeno le bollicine che non riesco a vedere. La schiuma è cremosissima. Bella. Da IPA. Finissima, persistentissima. 5 punti, amici Homebrewer! Bravi, bravo! Allora, ad essere sincero, io sento... Dov'è il luppolo? Allora, ad essere sincero, io mi aspettavo una bomba di luppolo. Il luppolo un po' si sente, ma si sente principalmente quello che io chiamo il panettonoso, ok? Ovvero quella parte maltata caramellosa che si trova nelle IPA più forti, anche nelle Amber Ale, insomma. Il luppolo è bassino, si sente qualcosa che ricorda l'agrumato, ma non è intensissimo, insomma. Si sente l'alcol dentro al naso proprio, la sensazione alcolica, questi 8 gradi scarsi, si sentono tutti nel naso, nel nasello. Purtroppo all'aroma non gli possiamo dare tanto. Se avesse avuto il luppolo giusto, qui c'era da divertirsi. Un 8? Io stavo pensando addirittura a un 7. Sì, è perché tu ci senti niente. Columbus, no. Mosaic e quell'altro che non mi ricordo qual era. Centennial? No. No, aspetta, era Centennial. No, io non ce li sento. Mm. 7. Okay. Non ci sono difetti. Sono cattivo lui questa volta. Ragazzi, non... Vabbè, non ti giustificare, ok, 7. Ho detto tutto. E infatti il luppolo non è che si sente. E il luppolo non c'è neanche in bocca. Corpo e carbonazione giusti. Sì. Ok. L'amaro è giusto. C'è un certo erbaceo. Un agrumato che arriva proprio da lontano. Ma non si sente quella bomba di luppolo che ti aspetti da una double IPA. 40, 40 e 40. 120. 120 per 20 litri. 6 grammi litro di dry hopping. Aprendo la bottiglia dovrebbe restarti proprio nel cervello il luppolo, cioè alla prima annusata dovresti trasformarti in una pianta di luppolo, e invece sento un po' la parte maltata, forse i luppoli un po' erano, poco di agrumato, ma erano vecchi, no? Forse i luppoli non erano freschissimi. Peccato, perché questa birra aveva iniziato davvero bene. Gli darei un 6 quindicesimi. Mi dispiace Andrea, mi dispiace davvero tanto. Allora, veniamo alle sensazioni boccali. Corpo e carbonazione sono giustissimi. Però, io ho registrato una cosa che penso abbia riscontrato anche tu in bocca. L'alcol. L'alcol è fortissimo. Brucia quasi. Però per essere 8 gradi è troppo potente. Ok? Cioè, non è che ti riscalda la bocca, pizzica proprio. Anche alle sensazioni boccali dobbiamo essere un pochettino cattivi. Non c'è astringenza. No. Corpo e carbonazione sono giusti. L'alcol un po' troppo spinto. 3? Veniamo alle impressioni generali. Allora, Andrea, non possiamo darti il 6. Non possiamo darti il 6 perché è una birra che non ha l'ingrediente, almeno non ha mostrato l'ingrediente principale delle Double IPA. È una birra che manca di una delle sue componenti fondamentali, ovvero l'aroma e il sapore di luppolo, che non abbiamo riscontrato se non in una piccolissima componente lontana, molto bassa nella degustazione. Quindi direi 5. Allora, 4 non è una birra da bocciare, perché comunque è una birra fatta bene, viene salvata un po' dall'aspetto, però non gli possiamo dare manco il 6, gli diamo il 5. E Andrea, nella prossima ricetta, dovrà capire cos'è che l'ha portato a non cacciare fuori questo bel... Perché 6 grammi litro di dry hopping si devono per forza sentire, e qui non si sente. 5 punti. Bene amici, siamo arrivati al quarto assaggio, anche se in realtà il secondo è stato un falso assaggio. Ora assaggiamo la Belgian Dark Strong Ale di Francesco.
Ciao caro Giovanni, sono felice di partecipare al tuo contest, ti mando una Belgian Dark Strong Ale, un saluto a te Tommaso e a tutta la banda. Fine. Telegrafico. Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, vabbè, pensavo peggio. Pale. Non mi dare il fondo, grazie. No. Chiarina per essere una Belgian Dark Strong Ale. Mm. Abbastanza limpidella, o no? No, è anche velata. Un poco velatina. Ok, la schiuma non mi piace per niente. Troppo grossa. Troppo grossa. Che scrocchiatella. E fa l'effetto cola. Ok? Quindi questo indica una bassissima persistenza. E infatti guarda come scende. Ma anche a vista d'occhio, vedi? No, l'aspetto di questa birra non mi piace. Non mi piace, non è invitante. Deve essere migliorata soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e la schiuma, che non è affatto abbondante come ci si aspetterebbe. Immaginate che ne sono una Rochefort 10. Ok, quella c'ha un bel cappellone beciolino. Ok, questa qua non è assolutamente. Io gli direi anche 2. Oggi è cattivo. Non è una questione di cattiveria, è questione di notare le cose come deve essere, come dovrebbero essere. Al naso sembra, ricorda esattamente gli aromi che si riscontrano, sì, in una Belgian Dark Strong Ale. Questo bel caramello, prugna. Non è chissà quanto complessa al naso, è vero, però piacevole, molto piacevole. Poteva essere un pochettino più complessa, ci potevano essere altri esteri, altre cose, invece c'è, ci sono gli aromi che mi aspetto, sì, nel bicchiere, non tutti ma una parte, ma è piacevole da annusare, è davvero piacevole da annusare, motivo per cui gli diamo 10. Ok, che può soltanto migliorare al naso. Francesco, questa birra è astringentissima. Mambruger. Ti prende proprio la lingua. Soprattutto in bocca non c'è corrispondenza con quello che abbiamo sentito. Oh no. Se non in minima parte. Ok? Non vorrei dire una sciocchezza, ma in bocca mi è sembrato di sentire quasi un aroma che ricorda le vinacce. Sì. Hai sentito proprio quel sì, vinoso in bocca? Mi dispiace, ma dobbiamo darti una valutazione negativa. Ora dobbiamo capire quanto negativa, perché guarda, è veramente forte questa, forse la birra più astringente del contest fino ad oggi. Sensazioni boccali, corpo giusto, carbonazione accettabile, astringente in un modo violento proprio, cioè si è proprio bloccata sulla lingua. Quindi guarda, voglio fare giusto un altro sorso, tu non lo fai, immagino. No. Voglio fare un altro sorso per scrupolo di coscienza, ma no, troppo mamma mia, è astringentissima, Francesca. Di conseguenza vi do 2 alle sensazioni boccali. Gusto, ecco. Allora, la cosa che più mi dispiace di questa birra è che l'aroma, in fin dei conti, era in stile, era perfetto al naso, si sentivano tutte quante quelle cose tipiche dello stile Belgian Dark Strong Ale. Io non ho parole. Tommaso non ha parole. In bocca io sento soltanto questo aroma vinoso, chiamiamolo così, che si discosta totalmente dal pensiero che mi ero fatto annusandola. Anzi, annusando, ho detto, ah, che bello, una bella Belgian Dark Strong Ale in stile, che bello, non vedo l'ora di assaggiarla. Questo pensavo prima di passare al gusto. Per cui, qua gli dobbiamo dare 6-7 al gusto, purtroppo. 6, perché non c'è tutta quella complessità che ci aspettavamo. Veniamo adesso alle impressioni generali. Allora, qui sicuramente dobbiamo dargli un voto insufficiente. Partiamo sicuramente da 4.
Il 5 purtroppo non se lo può prendere, perché se non fosse stata stringente il 5 ce lo davamo, anche se al gusto non ci piaceva tantissimo. Purtroppo gli dobbiamo dare 4. Anzi, io, non perché oggi sono cattivo, tu dici, oh, sei cattivo, eh. No, io di solito sono io il cattivo. Io darei a questa birra addirittura un 3, sì, come impressioni generali, perché l'aspetto visivo non ci è piaciuto. Il gusto aveva questo vinoso, questo sapore di vinaccia che non era proprio tanto buono. Una stringenza come mai registrate finora. Ok? Di conseguenza, qui c'è stato un problema in questa birra. Io, come al solito, visto che sono un ben pensante, una persona fondamentalmente buona d'animo, spero che sia stata la bottiglia ad avere il problema e non l'intera produzione. Se però così dovesse essere, bisogna capire cosa ha portato questa birra a riuscire ad uscire fuori in questo modo. Rispetto alle altre birre che abbiamo bocciato con un 4, questa qua secondo me sta un gradino sotto, per questo sì, le vorrei mettere 3. Infatti, perché dare 4 a questa birra significa metterla insieme alle altre birre che magari avevano 4 ma in qualche modo si salvavano. Questa qua su più aspetti cade. Quindi Stefano, non me ne vorrai, io ho cercato di fare un'analisi quanto più scientifica possibile, però devo darti un 3 alle impressioni generali, perché questa birra ha troppi punti deboli. Per il video di oggi è tutto, amici Omebrewers. Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Non so se venerdì uscirà il resoconto del Southern Brewers Beer Contest, che siamo andati armati di GoPro al contest dei Southern Brewers, oppure uscirà un altro video assaggio. Comunque, ad ogni modo, ci vediamo venerdì mattina con un nuovo video. Vi invito a lasciarmi un like, a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Vi invito a iscrivervi a tutti quanti i miei social, tra cui Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, 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 ma soprattutto il canale Telegram, per restare sempre collegati con me, col vostro cellulare. Cosa manca? Instagram. Ah, ringraziamo il nostro sponsor, Usmo. E bene, amici, ci vediamo, ciao. We'll be right back.